Dapprima la struttura fu adibita a carcere mandamentale, poi da circa un ventennio i suoi locali sono stati utilizzati come uffici comunali per servizi tecnici, manutentivi e ambientali. Adesso comincia a concretizzarsi l'idea di realizzarvi una caserma della Polizia Municipale con annessi uffici della Protezione Civile e l'ufficio del traffico. Si tratta dei locali situati ad Alcamo, in contrada Canapè, ai quali si accede dalla via Senatore Francesco Parrino, il cui progetto di adeguamento è seguendo lavori di manutenzione straordinaria con l'obiettivo di realizzare una nuova e più funzionale sede della Polizia Municipale. Appunto, prende consistenza essendo stato approvato dalla Giunta del Sindaco Domenico Surdi. L'importo complessivo stanziato ammonta ad oltre 327 mila euro. Questo progetto, nell'ottica di una migliore razionalizzazione degli uffici comunali, dichiara l'assessore alle opere pubbliche Mario Viviano, ci permetterà di riconvertire l'ex carcere mandamentale dove in passato erano stati allocati alcuni uffici comunali per accogliere la Polizia Municipale, la Protezione Civile e l'Ufficio del Traffico con ingresso sulla via Senatore Francesco Parrino. Il progetto, così come approvato, prevede la suddivisione in due locali A e B. Nello specifico, il locale A sarà destinato alla Polizia Municipale con la creazione di un ingresso principale per gli utenti esterni, munito di saletta d'attesa e front office per il disbrigo pratiche, mentre il locale B sarà destinato alla Protezione Civile e all'Ufficio del Traffico. Si tratta di uffici attualmente attivi all'interno del cosiddetto Palazzo di Vetro, situato a poche decine di metri di distanza in piazza San José María Escrivá.